ma in ogni caso 20 minuti in bosco, guardate che bello, bello. 20 minuti di bosco, ragazzi, bellissimo. E guardate che edulis, mamma mia, spettacolo. Uno alla volta, ma che belli però, che bello. Sembra disegnato. Eccoci, missione impossibile, torniamo nel nostro amato bosco. Questa è la settimana dei venti, settimana dove tutti stanno facendo pochissimi ritrovamenti. Era comunque 2 settimane che io non andavo in bosco, quindi mi sono stufato e ho detto dai che andiamo a fare un salto. Guardando il meteo ho provato a concentrarmi nelle zone un po' meno ventose. Ovviamente sto parlando del Faggio Alto, se non addirittura altissimo, dai 1400, 1700 e oltre, dove osano le aquile, ragazzi. Andiamo. Dunque, posso dire con soddisfazione che il meteo ci ha beccato in questa zona. Sicuramente c'è stato vento, ma molto meno di altre. Difatti il suolo è ancora umido, ci sono nascite fungine. Addirittura mi azzardo a dire che potrebbe essere un po' presto, potrei essere arrivato con qualche giorno di anticipo. Sponde come al solito facilissime, come vi ho detto, contrariamente a quello che si è letto praticamente ovunque. Guardate che terra, guardate se questa terra non è perfetta. E qui è anche abbastanza sabbiosa, ci sono alcuni punti dove è anche più bagnata. Ma in ogni caso, 20 minuti in bosco, guardate che bello, bello, mamma mia, 20 minuti di bosco, ragazzi, bellissimo. Procediamo con la cavata di questo bellissimo colosso, guardatelo in tutta la sua maestosità, veramente un bel fungo. Massiccio, bellissimo, veramente un gran fungo. Speriamo di trovarne altri. Grazie Appennino. Penso non ci sia spettacolo più bello. Sono arrivato forse al momento giusto. Stasera si dorme in bosco. Stasera, stasera ragazzi, non si va più a casa. Si dorme in bosco aspettando che i funghi crescano. E guardate che edulis. Mamma mia. Spettacolo. Ragazzi, abbiamo azzardato. Nessuno ci credeva. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo stracreduto e alla fine, la peppa, ragazzi, chi è che li fa dei funghi così adesso che c'è il vento? Solo Gerlamen dei cavatori stellari, ragazzi. Questa la dedico a Fagiotto, grande cavatore oggi in Veneto. La squadra è andata, Fagiotto in Veneto, io e Fogato, Emilia Romagna. Giovanni, dove sei domani? Forse dopodomani. Solo Dio lo sa, ragazzi. O forse solo il diavolo. Yahoo! Non so se lo vediate. Se è lui o non è lui. A me sembra lui. Funghi veramente difficili. Uno alla volta, non c'è
una spia che sia una, ma sicuramente quando spuntano questi funghi qua si fanno notare. Lo vedete? Voilà. Uno alla volta. Ma che belli però. Che bello. Sembra disegnato. Che bellezza. Spettacolo. Maturo ma stupendo. Che spettacolo. Ok ragazzi. Avanti con la cavata. Guardate che bellezza. Che colori. Bello grosso, gambo enorme. Tutto schiaccia. Ah, però è marzo. Niente, è marzo e quindi lo lasciamo qua, lo copro. Vedete cosa serve? Tutti che mi dicono, ma cosa servirà mai da delle botte? Serve per vedere se è sodo o se è marzo. Copriamo e lo lasciamo sporare. Ecco, libero di sporare. Via, i funghi li sto facendo spesso e volentieri in zone abbastanza pulite dalle foglie. Adesso provo a scavallare e raggiungere un'altra parte un po' più in là, però prima voglio dare un'occhiata qui dove c'è un po' di luce. Opla. Qua c'è qualche fungo matto, quindi sento un uomo che il caldo dove ha colpito ha fatto partire un po'. Proviamo a girarci tutta la montagna e vedere un po' di spot sempre diversi. Come vi ho detto, i funghi si trovano uno alla volta. Questa zona qui ho controllato, era una di quelle zone un po' meno ventose rispetto ad altre, rispetto ad esempio a Liguria, Parma e Piacenza. Qui segnava venti sotto i 10 km all'ora di media, quindi un po' meno. Dai, speriamo che la fortuna non ci abbandoni. Sono passato in un'altra parte del bosco dove è decisamente più attivo. Guardate questi giganti, guardate. Però è un po' che non vedo porcini. Iniziano qui qualche fungo matto, qualche spia. In queste situazioni bisogna camminare tanto. Quando c'è il vento, tanta pioggia, dai 70 ai 120 mm in questo periodo, o almeno circa una decina di giorni fa, verso fine agosto. Vento da nord che ha seccato, quindi le condizioni sono tutt'altro che facili. Sicuramente non si sono buttate, come avete visto si trova qualche fungo isolato, qualche fungo solitario, anche bello, però trovarlo è difficile. Ho camminato veramente tanto per trovare finalmente un bel Edulis, molto simile ai suoi fratelli trovati prima, forse ancora più bello perché guardate che perfezione, che bello. Finalmente il premio che aspettavo, un bel premio, un bel Edulis. Bellissimo, bianco sotto, fresco, fresco, massiccio, pesante. Dai, prima che cali buio, qualcos'altro lo voglio ancora trovare. Differenza tra una foresta fredda in ombra alla mia destra e la foresta calda dove sono appena entrato. Foresta che è esposta ai raggi del sole verso il tramonto, quelli che in questo periodo comunque sono raggi caldi, certamente più caldi di quelli della mattina. Quindi cambiare spot e percorrere chilometri su chilometri e forse si avranno delle sorprese. In ogni caso, mentre molti hanno temuto, faccio un porcino matto, mentre molti hanno temuto, qua sono già passati però, che il vento avesse asciugato tutto, vi dico che in alcune parti dell'Appennino invece non solo non è asciugato, ma è presto per cavare. È un po' prestino, ci sono delle sponde
ancora molto bagnate e le temperature, che comunque sono precipitate, non sono così alte come 2 settimane fa, hanno rallentato. Quindi una decina di giorni probabilmente ci vogliono tutti. Luogo pazzesco. Ci godiamo il tramonto e poi torniamo col buio. Qua manca un porcino. Siamo direttamente nella zona pranzo di qualche predatore, qualche lupo, qualche martora, qualche donnola, chissà. Questa è la coda di uno scoiattolo forse, o forse di un ghiro, quello che ne rimane. Se niente di meglio che qualche frutto di bosco, mirtilli veramente attivi. Emozioni senza fine, ragazzi. Mentre torno a casa, un bel porcino del ritorno non mi poteva mancare. E che bello. Perfetto. Ma che gambo. Radice anche incastrato, proprio se l'ha messa tutta questa. Bellissimo. Il sole sta calando, ma noi continuiamo a cavare. Profumatissimo. Signore e signore, c'è ancora luce, ma comunque nel bosco di faggi si vede poco. Mi sono portato per sicurezza la torcia ed eccomi. Un bellissimo porcino nascosto. Di strano, che avanti, voglio vedere che cos'è. Qualcuno ha nascosto un porcino in manita. La cosa più bella è tornare nel bosco in silenzio completo con Dio. La chiusura di una giornata ideale. Corso d'acqua in mezzo alla foresta. In the night, magic world. Ui, che
che gambo che sto qui. Che gambo che hai. Madonna. In the night, lose control. Bellissimo. Pazzesco, mangiato sicuramente da un servo, ma guardate che gambo, sanissimo. Spettacolo. Foresta silenziosa, i prati cantano. Buonanotte ragazzi.